Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione, benvenuto al nostro ospite, il dottor Michele Borgia, presidente della BCC Abruzzese, cappelle sul tavolo, buonasera. Buonasera presidente. a lei, benvenuto. No, grazie, grazie dell'invito. Una volta lo slogan che caratterizzava i vostri istituti di credito, non so se lo caratterizza ancora, era la mia banca è differente, è ancora così? Lo è ancora di più oggi perché la desertificazione bancaria riferita alla presenza territoriale dei grandi istituti ha creato sia spazi importanti per riposizionarci, sia soprattutto delle motivazioni di natura relazionale che contraddistinguono il nostro tipo di banca. In buona sostanza si tratta di voler dare alla, alla relazione interpersonale fra il nostro personale e il cliente o socio eh, il valore che merita perché eh, attraverso la relazione interpersonale abbiamo la possibilità di cogliere esattamente gli stati d'animo, i progetti, le, i desideri, eh, le prospettive. Dei nostri clienti e attraverso un'attività di consulenza che viene fatta nel continuo dai nostri capi filiali, dai nostri addetti, dai nostri funzionari, riusciamo, cerchiamo di costruire sempre un prodotto, una risposta bancaria che sia coerente con le esigenze del cliente. Diciamo che da noi i clienti non sono un numero perché sono conosciuti di persona, non soltanto dai nostri funzionari, ma personalmente anche da me e dagli altri amministratori. Ci capita di prendere un caffè con loro, ci capita di ascoltarli. Quindi esiste un, uh, un vissuto relazionale che ci permette di appagare meglio le esigenze dei clienti e anche di farci un'idea più precisa di quel, della sostenibilità dei progetti che loro vogliono portare avanti. In un mondo creditizio dove si va sempre di più verso una globalizzazione, nel senso che i grandi istituti di credito. Eh, fanno come eh, applicano la legge del mare no? dove il pesce più grande mangia il pesce più piccolo è ancora valida li, la teoria del piccolo e bello eh, voi ne siete un esempio calzante di questa teoria ma io proprio come accennavo prima credo che eh, lo, la possibilità di dare risposte su, su base localistica ...sia aumentata per le banche di credito cooperativo di recente... ...perché i grandi istituti, come diceva lei, eh, trascinati dalla globalizzazione... ...standardizzano le procedure di valutazione, non conoscono neanche i propri clienti... ...e eh, li affidano solo se questi hanno corrispondenze in termini di requisiti... ...a eh, degli standard fissati addirittura da software... Che sono presenti nei computer. Anche voi, però eh, noi, seguite queste procedure? Noi anzi siete tenuti a seguirle. Marginalmente le usiamo, ma costruiamo, non abbiamo un obbligo noi eh, formale, eh, noi utilizziamo eh, la tecnica dell'attribuzione dei rating che eh, rapprese è rappresentata dal numero di melograni che eh, il singolo cliente merita vedersi attribuito. Un è una forma di rating molto. Blanda, a cui però corrispondono ad integrazioni informativa una serie di valutazioni fatte dai nostri funzionari e la conoscenza diretta espressa dai consiglieri di amministrazione che ove sussistano le condizioni informative vanno anche oltre i giudizi se questi no, sono non positivi espressi dai tecnici e rischiando anche a livello patrimoniale e di proprio, in proprio eh, decidono di affidare. La clientela che sembrerebbe non avere sulla carta i numeri per ricevere sostegno, ma che poi per il comportamento storico e per eh, informazioni che circolano a livello di sistema locale, hanno invece i numeri eh, e soprattutto le capacità per eh, fare bene l'attività imprenditoriale. Lei ha parlato di melograni perché eh, il melograno è ancora il simbolo delle BCC. Lo è ancora perché... Le BCC sono 400 banche, qualcosa in meno di recente per qualche processo di fusione in atto, che attraverso un'ingegneria eh, a sistema sono riuscite ad aggregarsi e soprattutto a produrre servizi di eh, rango elevato non producibili all'interno delle singole banche perché le singole BCC sono dimensionalmente troppo piccole per costruire. Parliamo del leasing, parliamo del noleggio, parliamo dei prodotti assicurativi, parliamo del risparmio gestito. Ormai le singole BCC, proprio grazie a questa aggregazione di sistema e alla presenza di società di secondo livello che riescono a produrre e a riprodurre anche ciò che fanno le grandissime banche, hanno la possibilità di offrire una gamma pressoché completa, anzi completa identica, confrontabile a quella che sono in grado di offrire le grandi banche a tutti i propri clienti, per cui chi entra in BCC ha il vantaggio di avere il rapporto umano con il capofiliale o, il, o il, lo sportellista che per qualche anno non cambia, quindi la conoscenza personale, il fatto di sapersi, di poter saper contare, poter contare su persone con cui ci si può confrontare e chiedere consigli, abbinata alla possibilità di risolvere problemi anche di una certa eh, importanza tecnica, di una certa difficoltà tecnica. Con il crollo di alcuni colossi bancari che ci sono stati in Abruzzo, in questo momento eh, il, le vostre banche, le BCC, sono il presente e molto probabilmente rappresentano anche il futuro del credito nella nostra regione. Eh, lei è anche vicepresidente. Vicario della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo di Abruzzo e Molise, la vostra situazione adesso andando ad allargare l'obiettivo, com'è? Le do solo un dato: solo nella città di Pescara, negli ultimi due anni, sono stati chiusi 16 sportelli bancari da parte di istituti di grandi dimensioni che hanno deciso di asciugare la loro articolazione territoriale. Ma la prospettiva ancora più. Eh, importante è quella che riguarderà nel prossimo futuro la riorganizzazione delle casse di risparmio che, come eh, lei sa, come purtroppo è, si sa, hanno subito delle vicissitudini gestionali molto ingenti alle quali eh, dovrà corrispondere una riorganizzazione delle presenze territoriali. Noi siamo pronti a cogliere la sfida che. Eh, ci lascia questa nuova opportunità di mercato, in particolare la BCC Abruzzese nel suo piccolo eh, è già pronta ad aprire un nuovo sportello a Pescara, abbiamo già eh, preso i locali in fitto in via Fabrizi, proprio nel centro di Pescara laddove non eravamo presenti e dove sono presenti 400 soci della banca, quindi il cuore pulsante della città di Pescara Oltre alle due filiali già presenti a Pescara Colli e a Pescara Porta Nuova, beh, via troverai... Nicola Fabrizi a Pescara è un po' anche la via delle banche, no? Molti istituti di. Era crei. la via delle banche. Eh, vabbè, era sì. la via delle banche. Noi abbiamo preso in affitto proprio uno dei locali lasciati da Monte Paschi eh, che era tra l'altro stato ristrutturato poco prima che eh, succedesse, succedessero i le note vicende nazionali e quindi abbiamo trovato una struttura già pronta per essere da noi immediatamente utilizzata con costi eh, veramente irrisori di eh, tinteggiatura e di allacciamento. Già bancarizzata. Già bancarizzata sì. quindi non avete problemi nel, nel sistemarla perché... Ma poi stiamo usando anche un'altra leva che è quella di offrire prodotti non bancari. Abbiamo due anni fa costituito, eh, su mio eh, suggerimento, l'Abruzzese Salute che... È un'associazione senza scopo di lucro, una mutua, che ha la finalità di fornire ai suoi clienti della Banca di Credito Cooperativo Abruzzese tutta una serie di servizi di recupero di costi di acquisto di prodotti sanitari a pagamento, di ticket sanitari, di rimborsi per diarie in caso di ricoveri ospedalieri. Che fanno della BCC Abruzzese veramente un caso unico all'interno del panorama delle banche abruzzesi. Offrire con, eh, prodotti non bancari è qualcosa che ovviamente grava ulteriormente sulla struttura, ma che allevia la clientela socia e i clienti, eh, perché consente loro di avere delle agevolazioni. Eh, consideri che abbiamo, circa, abbiamo fatto circa mille rimborsi nell'ultimo anno di spese sanitarie per acquisto di prestazioni presso strutture mediche, strutture eh, ambulatori specialistici e questo, abbiamo fatto delle camp importanti campagne di prevenzione e ci accingiamo a farne altre perché riteniamo che eh, anche la prevenzione sia uno strumento attraverso il quale alleviare i disagi della collettività delle nostre collettività la nostra banca opera in un mercato in cui sono presenti 200.000 abitanti e eh, circa 16.000 famiglie sono nostri clienti quanti che, soci avete? abbiamo 3.000 soci e 16.000 clienti quindi circa 20.000 famiglie sono, hanno rapporti bancari con noi 60.000 persone, quindi calcolando una media di tre componenti per famiglia, 60.000 persone su 200.000 sono nostri clienti ed è un tasso molto alto di penetrazione commerciale. A Montesilvano noi abbiamo il massimo, l'epicentro della nostra operatività. Abbiamo circa il 27% del mercato dell'intermediato di Montesilvano che transita per gli, i due sportelli di via Vestini e di via Verrotti. È vero che tra BCC non vi fate molta concorrenza, nel senso che siete proprio come una famiglia, non, non vi andate a rompere le scatole tra di voi, devo dire, poi è molto limitata questa azione devo di dire disturbo. Che per fortuna non è così, nel senso che eh, ci sono state anche aperture di eh, BCC. Non molto... No, lontani, pur trovandosi sportelli di BCC in varie vicino, piazze. C'è anche, anche una concorrenza abbastanza forte, anche perché l'effetto tsunami, cioè della clientela che è abbandonata dai grandi istituti si riversa sulle BCC, poi apre eh, un'esigenza un di essere competitivi perché altrimenti eh, i clienti vanno dalle, dalle consorelle. e quindi... C'è eh, un continuo confronto, diciamo un, una, una, uno scontro fatto con un'arma che è il fioretto, ma in realtà poi ognuno fa la sua parte e diventa sciabola. Ognuno cerca di portare a casa il risultato, ogni realtà bancaria cerca di portare a casa il risultato perché sono le masse che poi a fine anno consentono di fare il conto economico. Quanti ex clienti della, di Banca Caripe o Banca Tercas sono venuti da voi? Guardi, tanti ma ancora di più di caricheti devo dire, perché noi abbiamo aperto qualche anno fa uno sportello a Scalo, di fronte a campo sportivo e devo dire che eh, subito dopo le, le note vicende c'è stato un processo migratorio molto rilevante. Tra l'altro noi abbiamo cercato di curare anche alcuni aspetti di natura. Sociale accompagnando le famiglie in difficoltà o quelle che perdevano lavoro. Il caso Sixti è quello emblematico. Abbiamo anticipato la cassa integrazione 270 dipendenti licenziati dalla Sixti SPA eh, con un intervento di valenza sociale che altre banche hanno disdegnato di voler compiere. Noi ci siamo presi il rischio di accompagnare persone che venivano messe in mobilità. Questo ci ha dato ragione perché queste famiglie hanno avuto la possibilità, nei mesi in cui c'è stata la cassa integrazione, di vedersela anticipata, quindi di avere i mezzi di sostentamento e sono diventate nostri clienti. Presidente, parliamo eh, un po' dei numeri. Facciamo un po' di numeri perché eh, la sua banca, che è differente, lo diceva, lo ripetiamo, seguendo lo slogan. Che vi ha accompagnato per molti anni, eh, le banche di credito cooperativo, però la banca di credito cooperativo abruzzese ha un numero che è sopra tutti ed è un numero che eh, la rende una perla nera in un mondo di perle bianche, nel senso che siete la banca con un altissimo tasso di liquidità sì. in un periodo dove la liquidità le banche non ce l'hanno come fate? Qual è il segreto? Adesso, vabbè, se lo, rilevo, se lo sì, rivela poi gli io, altri la copiano dico, però, non poi... c'è un segreto, c'è solo un problema di approccio noi abbiamo cercato di essere prudenti, di usare la moderazione l'equilibrio, il raziocinio in tutte le valutazioni non, non istigando i clienti ad indebitarsi presso di noi come magari è stato fatto erroneamente da altri istituti che poi sono stati commissariati, perché nel momento in cui si va a sollecitare in maniera eccessiva L'accesso al credito eh, ci si ritrova spesso ad avere richieste di credito da parte di soggetti che hanno difficoltà a rimborsarlo. Noi abbiamo cercato di usare un profilo sempre discreto, eh, ma fattivo, collaborativo con la clientela, non, 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 abbiamo, non ci siamo mai sottratti al ruolo sociale di eh, banca di sostegno dell'economia locale, ma non abbiamo eh, sollecitato eccessivamente il credito. Oggi ci troviamo ad aver preso attinto una cifra molto contenuta dai finanziamenti, BCE soltanto 40 milioni, ma ad essere la banca più liquida, più liquida del panorama bancario abruzzese, abbiamo 170 milioni di euro di liquidità prontamente investibili in iniziative a sostegno dell'economia locale, quindi saremo e di... La sicuro... liquidità è per un istituto di credito, è tutto. E saremo la banca che all'uscita della crisi sarà più delle altre in condizione di accompagnare quelle iniziative economiche che il contesto socio-economico di riferimento riterrà meritevoli. Beh, 170 milioni di euro da investire pronti cash, diciamo, sono tantissimi. Come avete fatto? Abbiamo, come le dicevo, eh, accompagnato, noi abbiamo avuto una crescita dei, dei depositi. E due sono le strade, chiedo scusa la, se la interrompo. La prima è che vi siete tenuti tutti i soldi, non li avete ridistribuiti, no, quindi sono, sono non ci sono stati investimenti. Ci sono stati, Oppure avete tanti abbiamo, clienti che portano... Abbiamo avuto una crescita della raccolta molto importante. Dal 2009, anno in cui... Eh, C'è stato l'insediamento dell'attuale Consiglio di amministrazione. Eh, perché prima cosa... qualche problemino ce l'avete avuto anche voi. Abbiamo avuto nel 2009 un bilancio che è chiuso in perdita, poi abbiamo usato la tecnica di non voler scimmiottare istituti più grandi di noi. E abbiamo invece frazionato il rischio, quindi abbiamo preferito dare pochi soldi a tanti e non tanti soldi a pochissimi perché in questo modo alcune BCC del nord purtroppo sono state commissariate. e eh no, ma ci è, forse ci si è rovinata anche qualche banca in E qualche banca locale, il casse di spam in particolare, un po' forse hanno avuto difficoltà proprio perché hanno fatto questa scelta. Noi abbiamo fatto. Una scelta riconducibile al target di clientele dei nostri territori. Noi abbiamo rapporti con microartigiani, con aziende commerciali di piccola dimensione, professionisti, famiglie, piccole imprese di servizi. È il tessuto connettivo della nostra realtà produttiva. Abbiamo voluto evitare, come dicevo prima, di emulare esempi che non erano corrispondenti rispettando il principio di proporzionalità alla nostra dimensione e questo ci ha dato ragione perché abbiamo aumentato il numero di pratiche di FIDO. Attualmente noi approviamo circa 2.000 pratiche di FIDO l'anno contro le 1.500 che si approvavano all'atto del nostro insediamento abbiamo aumentato i volumi degli infili chiedo scusa, 2000 pratiche di fido l'anno forse a qualcuno non dirà nulla questo numero ma eh, sono tantissime, approvate ovviamente non approvate di domande, ed erogate, ed erogate, erogate. Cioè sono, quindi parliamo, parliamo di eh, un numero molto rilevante 2000 eh, nuovi operatori, famiglie, imprese che possono permettersi il lusso di nel caso delle famiglie di comprare la casa d'abitazione, i professionisti avviare un'attività professionale e le imprese vedere finanziati i loro progetti o il, proprio, il, o il capitale circolante delle proprie Ma questa è la strada, è la strada eh, giusta o quella principale per far ripartire i consumi? Forse in molti non se ne sono accorti, però è quella no, è per rilanciare l'economia. È assolutamente necessario finanziare l'economia reale convincere anche gli operatori che magari hanno qualche timore oggi ancora nel riprendere la strada degli investimenti, che questa è una strada maestra e che può essere percorsa con un sostegno di un istituto di credito locale che è in grado di accompagnare questi percorsi avendo la liquidità necessaria. Abbiamo, come le dicevo, non soltanto aumentato il numero di pratiche, ma anche gli importi complessivi, i montanti complessivi. Gli impieghi sono cresciuti dal 2009 ad oggi di circa 50 milioni di euro, ma è aumentata la raccolta di 70 milioni di euro. Quindi una raccolta che cresce più di quanto crescano gli impieghi, produce continuamente eccedenze di liquidità e che noi siamo pronti e disponibili e interessati ad investire sull'economia reale. Ecco, di questi numeri e da questi numeri, Ripartiremo dopo la pubblicità, perché ovviamente per una banca la raccolta e gli impieghi sono due voci fondamentali e verremo poi come li svilupperete voi, come li avete sviluppati anche l'anno scorso, come chiuderete il bilancio. Linea Regia. Eccoci qui ancora in compagnia con il presidente della BCC Abruzzese Cappelle sul Tavolo. Prima della pubblicità stavamo parlando eh, di due voci fondamentali in un bilancio di una banca, vale a dire la raccolta e gli impieghi. Che poi traducendola in soldoni, no, queste due voci traducendole in soldoni, sono un po' lo spirito per il quale sono nate le banche, cioè la raccolta dei risparmi dei risparmiatori di coloro che vanno a depositare i soldi e poi gli impieghi, cioè gli investimenti che si fanno di questi soldi che producono gli interessi e l'ABC della banca questo. Eh, nel 2014 il bilancio che immagino state chiudendo in questi giorni la raccolta com'è andata? La allora, raccolta ha raggiunto una cifra ragguardevole di circa 350 milioni di euro ed è un risultato molto interessante, considerati anche e con i, momenti... Tempi, eh. i momenti. tempi, sembra... Ma cosa cioè, promettete? Noi promettiamo di rimborsare i capitali presi eh, raccolti attraverso i nostri depositi. Tant'è che molto spesso... No, vi chiedo scusa, perché 350 milioni di euro di raccolta. Non so se i telespettatori se ne rendono conto, ma è un'enormità di questi tempi. Non è che sia facile fare una raccolta di queste proporzioni C'è uno storico a livello di solidità della banca che ha continuamente migliorato, nonostante le enormi difficoltà del momento, le proprie, i propri risultati. Quindi, a risultati positivi, eh, corrisponde anche una certa, un certo grado di affidabilità, di, di serietà. E mentre, come le accennavo, ci sono state delle emorragie finanziarie da parte degli altri istituti, noi ci siamo consolidati continuamente. In questi sei anni la banca ha aumentato continuamente la raccolta, quindi la fiducia, il grado di fiducia presso le famiglie. Ha destinato queste risorse prevalentemente ai settori che hanno sofferto meno la crisi, quindi prevalentemente l'agroalimentare per esempio e i settori che portavano all'estero le proprie merci, quindi ha consentito anche ad alcuni operatori produttori di beni e servizi locali di vendere all'estero attraverso un accompagnamento anche tecnico dei processi di internazionalizzazione. Questo ci ha consentito di diminuire il grado di rischio dei nostri impieghi, anche perché... La soglia, la soglia massima che era fissata nel 2008 a circa 2 milioni e mezzo di euro è stata abbassata a 300 mila euro, in base al principio che dicevo prima, dare pochi soldi a molti e non molti soldi a pochissimi. Eh, credo che la strada per convincere i risparmiatori a, a seguirci sia proprio quella di tranquillizzarli con eh, performance positive e con eh, l'equilibrio e la moderazione che secondo me siano stati i valori più forti in questi anni. Oggi ci troviamo ad avere molti risparmiatori che chiedono di fare depositi presso di noi, anche se magari i, eh, le remunerazioni che riconosciamo sui depositi non sono altissime, perché è importante soprattutto eh, sui risparmiatori che hanno voglia di... Ehm, avere, riavere indietro per certi capitali presi in prestito di affidarli a banche più solide e più tranquille. Senta, ha parlato di 350 milioni di euro come raccolta, gli impieghi invece impieghi, nel 2014. Gli impieghi, Intanto, gli impieghi sono stati fatti tutti sul territorio sul quale insistete? Assolutamente e sì. Questo è, è un una delle caratteristiche legge. peculiari delle BCC: nel senso che. dobbiamo riversare sul territorio la raccolta effettuata. È per statuto questo? Questo è un vincolo di legge e di statuto riversato nello statuto. 250 milioni di impieghi effettuati sul territorio devo dire eh, con risultati eh, in termini di fidelizzazione molto forti perché poi la clientela eh, che eh, ha capito che noi avremmo potuto accompagnare anche i progetti futuri eh, ha, si è rivolta a noi in maniera importante. Eh, questo anche eh, in qualche maniera è controtendenza perché eh, non c'è tuttora ancora una grande disponibilità a fare investimenti la clientela è un po' guardinga ancora intimorita da, dagli effetti della crisi dalle incertezze del futuro però eh, i prodotti che abbiamo predisposto anche condividendoli con alcune associazioni di categoria come Confartigianato, CNA Confcommercio, Confesercenti Esercenti. Eh, ci hanno consentito di eh, avere, eh, in termini, con termini di risposta molto brevi, 15 giorni massimo, per avere l'approvazione della propria eh, richiesta di affidamento, una, eh, grande, eh, un, un risveglio da parte degli operatori e quindi questo ci ha consentito anche di avere eh, numerosi clienti di altri istituti che si sono avvicinati a noi. Senta, immagino che con questi numeri siate anche il rapporto tra sofferenza, eh, raccolte e impieghi siate riusciti anche a contenere le sofferenze. In qualche misura sì, anche se eh, in tutta sincerità Beh, annullarle e azzerarle è impossibile. Il momento è particolarmente serio da questo punto di vista. Consideri che noi abbiamo. Storicamente concentrato la nostra operatività sulle zone di pescare a Montesilvano e in parte nell'entroterra Cappelle con Le Corvino, e come lei sa, Montesilvano soprattutto è una città che vive prevalentemente di edilizia, quindi, la concentrazione sul settore, la concentrazione sugli operatori del settore. Ci ha dato qualche difficoltà, però eh, le politiche prudenti che abbiamo adottato ci hanno consentito di fare accantonamenti a fondo rischi molto molto ingenti con cui stiamo smontando pezzo pezzo tutte le difficoltà che eh, il settore dell'edilizia e dell'indotto ci, ci hanno procurato nel tempo. E siamo anche tornati a investire perché l'edilizia comincia a germogliare di nuovo, non so se lei ha presente, quando finisce l'inverno e sugli alberi cominciano a nascere di nuovo in germogli, quelli eh, sono segnali che noi abbiamo colto anche all'interno del settore dell'edilizia, anche perché abbiamo abbassato violentemente i tassi di finanziamento alle famiglie, per cui oggi ci troviamo famiglie che possono ricominciare a comprare casa con spread molto contenuti, poco più del 2%. Quindi si torna a fare un confronto fra la rata di mutuo che si paga e il canone di affitto, è un confronto che spesso vede la rata di mutuo più bassa del canone di affitto e questo induce soprattutto le giovani coppie nuovamente ad indebitarsi e a pensare in maniera positiva al proprio futuro. Anche se l'inverno dal quale Proviamo ad uscire fuori, è un inverno è siberiano eh. sì, sì, è stato un inverno molto duro, un inverno che ha messo a dura prova e che ha provocato la selezione naturale anche in ambito bancario che è sotto gli occhi di tutti. La se... selezione naturale ha provocato secondo me quasi un azzeramento di quello, soprattutto lei prima si stava riferendo Presidente al, al mondo e al mercato dell'edilizia che è ancora fermo al palo anche se qualcosa si sta muovendo pur Si muove, disse Galileo Galilei. Ma. Beh, abbiamo siamo 1600 appartamenti invenduti nella sola Montesilvano, eh, Quindi immaginate è voi. È un, un dato che fa tremare i polsi, però comincia nuovamente. 1600 appartamenti sono una frazione praticamente. Una frazione di Montesilvano, però comincia a esserci nuovamente qualche richiesta di, da parte della clientela acquirente. Quindi è chiaro che per digerire una eh, dimensione, un esubero simile di, di eh, appartamenti in venduti occorreranno anni, però intanto si comincia nuovamente a rivivere con fiducia la prospettiva economica. Come fate ad uscire fuori dai legacci, delle politiche restrittive che impone la BCE? Ma noi ci siamo dati delle politiche prudenziali e moderate per cui le politiche restrittive le abbiamo sofferte fino a un certo punto. E eh, voi dovete sempre rispondere però a Banca d'Italia e poi alla BCE. Ma noi siamo stati così prudenti, ma non voglio dire troppo prudenti per non scoraggiare magari gli ascoltatori, siamo stati così prudenti da stare tranquillamente dentro i parametri che BCE ci ha in linea di massima. Fissato. Abbiamo un patrimonio di vigilanza che è il risultato del processo di accumulazione dei risultati reddituali della banca che pone la BCC abruzzese ai vertici del panorama eh, abruzzese. Abbiamo un tier 1 che è lo spauracchio che eh, molto spesso impensierisce molti amministratori di banche al 15,8%, consideri che il limite minimo è l'8%, quindi abbiamo un esubero di capitale abbastanza importante che è il risultato anche del processo, come dicevo prima, di accumulazione dei flussi reddituali che ci sono stati. Noi facciamo reddito non per distribuire dividendi, ma per rafforzare il patrimonio della banca con l'autofinanziamento, con Basilea 3 e Basilea 2 come siete messi. Siamo come le dicevo, abbiamo cioè, degli, rispondere a questi vincoli, degli esuberi ecco. di, sia di liquidità attraverso questi esuberi di liquidità, sia, voi riuscite... di, sia a livello di eccedenze patrimoniali. Garantite voi per il cliente, insomma. Se Noi abbiamo adesso gli standard minimi per non dover fare politiche di adeguamento agli standard, perché già ce li abbiamo gli standard, anzi, abbiamo. Importanti eccedenze che ci consentono di affrontare le novità di Basilia sia come liquidità, sia come redditività, sia come patrimonializzazione, in maniera assolutamente corretta. Per cui usciremo dalla crisi essendo la banca, forse, mi auguro, numero uno del sistema bancario abruzzese. Come si riesce a convincere il cliente in questo periodo? Perché quella è la cosa più difficile, secondo me. Con i numeri? Con, quale, quale, da quale punto di vista dice? dal punto di vista della banca come faccio a convincere il cliente che... depositante? Eh, sì, sì. Beh, le notizie, le informazioni positive sulla BCC Abruzzese circolano in maniera importante noi abbiamo curato anche gli aspetti relativi alla comunicazione abbiamo dal 2009 eh, prodotto un giornale che esce tre volte l'anno e che ripercorre tutti i risultati più importanti che la banca ha conseguito, quindi eh, il socio e il cliente già dalla lettura di questo periodico di informazione conoscono sia le vicissitudini dove ce ne dovessero essere della banca sia le positività che la banca riesce a produrre. E devo dire che il valore aggiunto di questo investimento abbinato alla riqualificazione del sito internet della banca ci ha dato ragione perché Molta clientela nuova si è avvicinata a noi convinta anche dalle informazioni economiche positive che circolavano sul nostro eh, conto. E devo dire che sono informazioni del tutto sincere perché come si sa l'informazione economica può essere anche manipolata, ma noi abbiamo... Soprattutto ingannevoli a volte. Può, può diventare ingannevole. Ci siamo, abbiamo cercato sempre di raccontare... Tutta la verità, solo la verità, nient'altro che la verità, perché eh, siamo convinti che il cliente sia un valore da mantenere nel tempo, coccolandolo e facendo sapere al cliente: questo che è il vostro sito internet. Questo è il nostro sito internet, sì, esatto. Io qui ho una copia anche del giornale, ma chiaramente eh, la clientela social eh, sa bene che eh, noi riferiamo di tutte le novità che la banca eh, realizza. Fra le altre abbiamo fatto adesso una, una sintesi di eh, tutte le attività svolte negli ultimi tre anni e devo dire che sono particolarmente orgoglioso di un risultato, che è quello di aver realizzato in questo momento di estrema difficoltà la nuova sede della banca, ah. sempre a cappelle sul tavolo, quindi mantenendo le radici della banca laddove è sennata. Un edificio ultramoderno con spazi che eh, sicuramente non sono sufficienti a coprire tutte le esigenze, ma stemperano la pressione che prima avevamo sulla sede vecchia. Quindi adesso abbiamo due sedi, due edifici attraverso i quali concentrare a cappelle tutti gli uffici di direzione generale che purtroppo prima avevamo un po' sparpagliati sul territorio. Voi non potete eh, operare la. La divisione degli utili, nel senso che non potete distribuire gli utili di. Potremmo farlo ma pagando le imposte, quindi ecco, assoggettando, assoggettando la tassazione attassazione delle attassazione. banche lucrative. Le BCC solitamente eh, impiegano eh, gli utili che realizzano, quelle poche che realizzano gli utili, eh, investendoli sulla cultura, su, su iniziative sociali. Ecco, voi come come investite gli utili che realizzate? Allora abbiamo fatto ehm, come le dicevo poc'anzi uno stanziamento importante, il 70% degli utili va a fondo di riserva eh, legale quindi sostanzialmente noi andiamo ogni anno a stoccare a voce a rafforzamento patrimoniale gli utili che sono conseguiti nell'anno precedente il restante 30% in parte va a rafforzare il sistema della cooperazione e una parte normalmente intorno a 40-50 mila euro che viene destinata a beneficenza e mutualità. Noi abbiamo, ritenuto, eh, di dare una, abbiamo sostenuto tantissime iniziative, eh, anche di natura non soltanto mutualistica, ma solidaristica, quindi anche le famiglie in difficoltà, eh, chi aveva perso un lavoro. Però abbiamo concentrato parte di queste risorse nel dare slancio alla mutua di cui parlavo prima, perché abbiamo ritenuto che eh, alleviare i costi di acquisto di una serie di prestazioni di natura assistenziale, sanitaria, previdenziale, che per, soprattutto per le famiglie monoreddito sono spesso anche per piccole cifre un vero disagio, provocano un vero disagio di natura economico e sociale, avesse per la banca dicevo, un valore più rilevante. Quindi preferiamo dare sostegno attraverso la mutua alle famiglie socie e clienti della banca e lo abbiamo fatto sia avviando campagne di prevenzione, sia eh, facendo come dicevo poc'anzi anche ristorni di eh, costi di acquisto di prestazioni sanitarie, sia pagando delle eh, diarie a chi ha avuto, per qualche inconveniente di salute, l'esigenza di ricoverarsi in ospedale. Lei ha prima parlato dei dati del 2014, siamo adesso a metà aprile, una, uno sguardo alla, trimestrale, alla prima trimestrale del 2015 vi è dato? Guardi, abbiamo qualche dato ancora non consolidato. Certo, è parziale ovviamente. Però le devo dire che anche quest'anno... Al di là eh, del problema relativo alla gestione delle partite anomale che eh, purtroppo in un contesto economico difficile come quello che conosciamo continuerà ad essere il problema da gestire, eh, i dati economici e i dati eh, patrimoniali della banca ci danno ulteriori conferme e ci rasserenano. Sicuramente anche quest'anno saremo chiamati a fare accantonamenti molto importanti, ma i margini reddituali ancora più grandi ci danno tranquillità perché avremo gli spazi per poter spegnere l'incendio con politiche di accantonamento molto forte e molto prudenziali. La prima cosa che un cliente va a guardare quando deve aprire un conto corrente, o penso la prima domanda che vi fa, al di là del tasso di interesse, quanto mi costa tenere un conto corrente? Ecco quanto costa da voi un conto corrente? Allora è chiaro che se mi Poi, metto. Poi ovviamente, dare... al di là delle differenziazioni per i top client e gli altri, insomma, no, però, un conto corrente normale. Un, consideriamo che una banca mutualistica tende più a consentire l'accesso al credito che ad offrire condizioni economiche particolarmente performanti. Però, alla clientela socia, quindi dei 20.000 clienti, abbiamo 3.000 che sono anche soci della banca, a costoro noi riconosciamo eh, importanti vantaggi al punto che facendo nell'ambito del bilancio sociale il conteggio delle cifre dei margini reddituali a cui la banca ha rinunciato per favorire i soci, nell'ambito delle condizioni ad esse praticate di vantaggio rispetto alla clientela non socia abbiamo un totale di circa 500.000 euro quindi 500.000 euro di vantaggi riconosciuti ai eh, 2.000 dei 3.000 soci affidati quindi questo significa 250 eh, euro eh, di vantaggi a testa Considerate che la quota socio costa 1000 euro, un rendimento indiretto dell'acquisto della, della quota cioè. di socio del 25%, che penso sia un rendimento veramente eccellente, anche in considerazione del fatto che il rischio corso è riferito a una cifra simbolica di soli 1000 euro. Quindi, nel caso assolutamente remoto in cui la banca dovesse avere difficoltà, il socio perde solo 1.000 euro, ma nel frattempo recupera il 25% del capitale che ha investito. Dunque eh, c'è un certo vantaggio per, per chi è socio nel, eh, nell'intrattenere i rapporti? Ci sono vantaggi di natura economica diretta sui rapporti bancari e finanziari, c'è la partecipazione alle gite sociali che prevede per la banca un contributo importante. Eh, che consente quindi anche eh, una, eh, mo momenti di svago, momenti ludici in cui i soci in maniera privilegiata possono partecipare, con costi che sono par in parte a carico della banca, i servizi offerti dalla mutua, alcuni servizi offerti, noi riconosciamo, per esempio, attraverso la mutua chi alle famiglie che hanno avuto un figlio. Una, un piccolo rimborso spese alle famiglie che iscrivono un figlio. Ma a scuola, fate il bonus bebè, praticamente. E eh, dei, eh, anche delle borse di studio agli studenti che eh, frequentano con merito le scuole dell'obbligo e l'università. Siamo arrivati alla fine. Presidente Borgia, l'ultima domanda. Prevedete nuove assunzioni nel 2015? Guardi, dipende da un, da un percorso che è quello relativo all'apertura della filiale di eh, Via Nicola Fabrizi noi abbiamo creato già eh, una base di appoggio in termini di numeri eh, di dipendenti assunti solo per predisporli all'eventuale apertura giovani che hanno partecipato ad un concorso che si è chiuso nel 2014 e che abbiamo formato tenendoli pronti per scagliarli nella mischia all'atto dell'apertura della nuova filiale. Per cui abbiamo già una dotazione di personale che ci consente di rispondere a questa evenienza, ma ove come noi fortemente speriamo e siamo convinti, la piazza dovesse rispondere positivamente, non escludiamo di utilizzare ulteriormente le graduatorie consentendo ad altri giovani di entrare definitivamente nel nostro mondo. Grazie, grazie presidente voi, grazie, Borgia. Buona. Presidente della BCC Abruzzese, cappelle sul tavolo. Grazie. grazie per lo spazio. No, grazie a lei e buon lavoro. Buon grazie, grazie. Ne avete voi. bisogno, penso. Grazie. Tutte le banche ne hanno bisogno, quindi anche voi. Grazie a voi per averci scelto e seguito anche questa sera. Buonanotte.